Proseguono spediti i lavori del Capodanno targato Amadeus in Piazza Pitagora. Il palco ha preso forma ed ospiterà in maniera gratuita il pubblico calabrese e non solo, per festeggiare insieme ad Amadeus e i cantanti l'arrivo del 2024. La sera del 31 dicembre vedrete lo spettacolo dalla televisione o da qui? Sfortunatamente non possiamo venire avendo un figlio al di sotto dei 18, quindi siamo costretti a rimanere a casa. Verremo fino a una certa ora. Cosa pensa di questo palco e anche dell'avvenimento? Grandissimo. L'avvenimento è un qualcosa di speciale per Crotone, quindi ben venga. Un palco enorme dunque che affascina. Cosa può rappresentare il Capodanno per la città di Crotone? È un grande passo avanti, perché avere Amadeus qui a Crotone porterà molto turismo qui. Sì, bellissimo palco e grazie ai lavoratori che stanno lavorando dalla mattina alla sera. Speriamo che sarà un evento che vedrà tutta l'Italia e tutta l'Europa. Lei quella sera preferirà stare a casa o recarsi qui? No, ma io starò a casa perché noi siamo un po' grandi, diciamo. I miei nipoti verranno, i giovani si divertiranno, sarà una gran bella serata. Intanto sono diversi i cantanti che arriveranno a Crotone, annunciati dallo stesso presentatore di Rai 1, come i The Colos, Annalisa, Il Volo, Patti Pravo e tanti altri. Allora, questi cantanti? Questi cantanti sono... li aspettiamo tanto perché sono comunque cantanti molto famosi, con molto talento. E qui a Crotone sono viste poche volte. Quali sono i cantanti che aspetti di più? Spero ci siano cantanti come Geolier, Annalisa, questi qua comunque. I cantanti che vanno ora un po' più di moda. Questa è occasione dunque per ripensare Piazza Pitagora. Assolutamente, Piazza Pitagora non è una piazza, è un crocevia di auto con una rotatoria, quindi renderla pedonabile sarebbe probabilmente perfetto anche per incrementare le attività commerciali, perché qui a Crotone siamo abituati un po' troppo male, bisogna andare per forza con l'auto a fare lo shopping, parcheggiarci davanti ai locali, ma camminando a piedi forse ci potremmo godere meglio la città, avremmo un po' più di salute e inquineremo meno. E i commercianti potrebbero sicuramente che le loro vetrine per farle vedere a chi passeggia e non va in auto. Quindi la pedonalizzazione di Piazza Pitagora secondo me è imprescindibile nei prossimi anni. C'è un progetto del comune, c'era un progetto della precedente amministrazione che poi non è andato a buon fine, ma è secondo me un motivo per migliorare anche quella qualità della vita che ci vede sempre all'ultimo posto. Ripeto, non si può andare con l'auto a fare lo shopping, ma si deve andare a piedi. Lei quella sera sarà qui o lo vedrà da casa? Da casa. Da casa? Famiglia.